l'avevano data tutta. Noi ci abbiamo provato, avevamo un sogno, Mauro. Noi come movimento Kennedy Italiano, ripeto, ricordo, non ripeto, il nostro movimento politico, un movimento d'opinione che cerca non lo scontro, ma cerca la fratellanza tra i popoli e cerchiamo anche di dialogare con chi magari, giusto Mauro, con chi magari non vuole dialogare con noi. O tra loro due che si stanno facendo questa guerra dove è una guerra dove si fanno anche del Però male. Emilio, com'è nata questa guerra? Spieghiamo ai telespettatori cosa è successo. Ma è nata perché i 100% animalisti vorrebbero, il loro sogno è quello che non ci fossero gli animali nel circo. Loro tutelano. Ma poi tra l'altro era stato anche, insomma, erano sicuri di voler venire tutto, da quello che mi avevi detto, no? Sì. Il marito di Moira Orfei, che adesso mi sfugge anche il nome, Mauro, Walter Nones, ci aveva. Due cantanti, due giovani cantanti, un cantautore e una ragazza che poi tra poco ci farà una bellissima canzone che è un remix di Battisti, Penso a te. Ve li presento subito, sono Silvia Pirana. Pirani, piacere. Prego, è il suo collega? È Matteo Tisato. Che ci canterà invece Una dopo? canzone scritta da me si intitola Stupida esigenza. Ed è un remix, una cosa. Di che genere è? Che No, tipo di diciamo che è musica è? una classica musica leggera italiana tendente al pop, molto, comunque cercando di dare un po' di valore al testo comunque. Ricordiamo che Matteo Tisato mi sembra sia presidente di Vota le Voci, no? Sì, sono presidente insieme a Sandro Sartori ed Enzo Morini, il patron, stiamo cercando di mettere su anche quest'anno il Vota le Voci, che è un tour itinerante di cantanti nel nostro circondario. Stiamo cercando di fare le cose fatte bene. Abbiamo avuto la piacevole presenza tua l'anno scorso e speriamo che quest'anno tu venga ancora. Insomma. Poi abbiamo Mauro Munari, Buonasera a tutti. portavoce del Movimento Kennedy Italiano. Anche lui questa notte, assieme al sottoscritto, ha lavorato fino a tarda ora per questo accordo. Perché gli accordi si fanno dialogando, parlando. Siamo andati a letto tutti alle 5 di stamattina con una speranza, una grande speranza, che poi si è svanita nel nulla. Oggi pomeriggio mi ha chiamato un altro collaboratore che è Renato Nuvoletto e ci ha detto questa Sì. notizia di questa. Poi vorrei passare ad altro perché non possiamo. Sì, volevo Possiamo fare tutta la trasmissione su questa mancata. dire soltanto. Secondo me non va assolutamente bene. Questo per parlare di politica, perché giustamente il nostro è un programma politico e io volevo iniziare oggi con questa realtà. Ma passando subito, perché la serata diventa importante anche per voi. Altrimenti sembra un funerale che non lo è. Vorrei subito che la regia ci mandasse il numero uno, per cortesia. Number one, come sempre, perché nonostante. Vai regia, vai regia, perché nonostante le nostre situazioni, le nostre avversità, qualsiasi cosa ti possa toccare, capitare, noi siamo sempre i numeri uno da questo straordinario network. Iniziamo una straordinaria puntata con lei, la donna che tutti i nostri amici in questo momento stanno digitando su internet, Ikea Mori. Mori, ed è per questo che per incominciare subito, subito vorrei che la regia mandasse il crawl immediatamente di un filmato, perché Emisfero Viaggi ci vuole portare in questo momento oltre. Vogliamo andare ad Honolulu. Dove? Honolulu. Dove? Honolulu. Dove? Honolulu.
voglio le bambole che si stanno preparando. Anche oggi sono nell'altro studio, si stanno preparando. Davvero, ma sai che hanno avuto un successo, sono tutti che le rivogliono. Sì. Allora, stanno arrivando. Ci siete ragazzi? L'altro studio di là, ci siete? Ehi, battete un colpo? Ci siamo? Le manca bambole. Manca poco, dicono. Stanno per arrivare con qualcosa di eccezionale, di grandissimo. Eccole qua, eccole. 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side.